Buongiorno ragazzi, sono appena tornata da fare la spesa, sono ancora con gli occhiali da sole in testa e è tardissimo perché devo iniziare a preparare il pranzo, però nel frattempo svuoto la spesa, quindi ho deciso di farlo con voi. Allora, oggi sono andata all'INS, ho fatto un po' di spesa settimanale, diciamo, e ho comprato anche lì della frutta, non sono andata dal fruttivendolo perché comunque mi veniva scomodo, era già tardi, ho deciso di fare tutto lì. Allora, ho preso delle pesche nettarine, 1,99 euro, queste che ce n'è un chilo e nella retina, e sono pesche noci. Poi ho preso degli yogurt da bere per 0,69, ho preso questi che non ho mai assaggiato, della marca Vivita, 0,1% di grassi, ho preso gusto ananas, gusto fragola e poi gusto mela più banana, vedremo. Questi sono comodi anche come spuntini, quando anche se si va al mare, insomma si è fuori casa, anche per me stessa, perché comunque ogni tanto mi viene lo sbrano, quindi ci vuole lo spuntino e magari se si fa una merenda fuori si portano questi ed è comodo. E quindi questi per 0,69. Poi ho preso le uova, che all'INS mi piace, le uova dell'INS mi piacciono anche perché costano poco. E sono queste qua, 6 uova, quelle grandi, da allevamento a terra, 1,29 euro. Poi ho preso 10 ghiaccioli che ho ovviamente già messo in freezer velocemente e li ho pagati 1,75 euro. I croissant salati, questi che avevo preso nell'ultimo svuota la spesa, e confermo che sono strabuoni. L'altra volta vi ho detto che vi avrei fatto sapere com'erano, sono veramente buoni. Questi li ho pagati 1,49 euro, sono buoni anche proprio da mangiare come appunto brioche salata. Io l'altra volta ci ho messo una foglia di lattuga, dei pomodorini e del prosciutto cotto, buonissimi. Anche ad Alessio piacciono. Poi ho preso un telomare per Alessio di Cars, ma c'era anche dei Minions. Ci do il telomare, 4,99 euro, ora poi lo apriremo. E misura, 100% cotone. Dovrebbe essere comunque la misura, insomma, solita. Adesso c'è scritto, no, non c'è scritto. Comunque poi lo aprirò, sarà 150, di solito telimare per bambino, sono così. E questi li ho pagati 4,99. No, non aprire. 4,99. Poi ho preso l'insalata, sapete che a me piace tantissimo l'insalata, quella già lavata dell'INS, l'insalata novella biologica, questa per 0,99, e ne ho prese 1, 2, 3 confezioni, questa insalatina qua. Poi ho preso i frutti di bosco, che finalmente li ho trovati surgelati, che di solito non li trovo mai, infatti ora questi li devo immediatamente mettere in freezer, e li ho pagati 2,39 euro. Le pennette integrali, ne ho presi 2 confezioni, 0,59 erano scontate anziché 0,79. I nuggets di pollo, questi qua, li ho pagati 0,98. Poi di nuovo l'insalatina, i fagiolini che devo sbucciare già oggi pomeriggio, così li cuocio e li faccio già per stasera. Faccio il, da noi, non so se si dice in tutta Italia, il condigione, condigiun diciamo. Quindi fagiolino, fagiolini, tonno e uovo sodo, e quindi devo sbucciarli. E i fagiolini li ho pagati, mezzo chilo di fagiolini scontati, 0,99. Poi ho preso le fette biscottate integrali, e queste anche 0,99. Perché ho finito quelle che avevo preso l'ultima volta alla Lidl. Insalatina di nuovo, petto di pollo, questo della marca che prendo sempre quando vado all'INS Vitawell. Quindi ho preso petto di pollo 1,39 euro, petto di tacchino sempre per 1,39 euro, che è qua, ecco qui, e per 1,69 euro il prosciutto cotto light, e ne ho prese 2 confezioni. Queste appunto mi tornano comodo come quando magari non ho tempo di andare a comprare il fresco, l'affettato fresco, almeno ce li ho in casa. Questi cerco di tenerli sempre in casa, un po' come salva cena, soprattutto quando Alessio magari non mi vuole mangiare niente, lui va matto di prosciutto cotto, almeno quello riusciamo a farglielo mangiare.
ho preso due burger e questi è la prima volta che li provo. Sono due burger ai carciofi e pomodori secchi a base di soia. Erano, diciamo, nel reparto vegano. Non lo so, mi hanno incuriosito. Forse mi ha incuriosito il fatto che hanno i pomodori secchi, che a me piacciono tantissimo. C'erano anche ai carciofi e, no, questi ai carciofi, c'erano anche agli spinaci e ai semi di zucca. Mai presi, mai provati, vi farò sapere. Ce n'è due e li ho pagati 1,99 €. Sicuramente questi mangerò tutti e due io, perché immagino che mio marito non li voglia neanche assaggiare. Poi ho preso il tacchino, la fesa di tacchino a fette, nella confezione così. Non sono solita comprare la carne, diciamo, soprattutto il tacchino pollo, di solito alla mia macelleria di fiducia, però insomma... ho trovato, secondo me, un buon prezzo, 5,83 €. Comunque proviamo, vediamo un po'. Sicuramente, cioè, comunque allevato in Italia, insomma, sicuramente sarà buona, ecco, quindi l'ho comprato. E poi ho preso anche degli hamburger, questi invece li compro spesso, gli hamburger di tacchino con rosmarino, 1,39 € per due hamburger. Poi ho preso degli spiedini, perché abbiamo scoperto che ad Alessio piacciono gli spiedini e gli piace proprio mangiarseli in questo modo, 4,57 €, ce n'è all'interno 654 grammi, questi rustici, quindi dove ci sono anche i peperoni e, diciamo, le verdure. E poi ho preso le gallette di mais, queste buonissime, che avevo già preso l'altra volta e confermo, super buone, 1,69 €. Poi ho preso delle banane, perché vi dico, non ho fatto in tempo ad andare dal fruttivendolo, 688 grammi di banane, quindi più di mezzo chilo, 0,96 €. Le carote già tagliate alla julienne, perché io sono una pigrona e quindi mi piacciono tantissimo le carote alla julienne, ma non ho mai voglia di tagliarle in questo modo, quindi quando mangio le carote o le taglio a rondelle o non le mangio, perché così mi stufo tagliarle in questo modo. Allora le ho prese già tagliate, 0,49 €, 200 grammi. E poi ho preso della marmellata, perché ho trovato la marmellata biologica, più che biologica, diciamo quella con 0, cioè con meno grassi, 30% di calorie in meno, sempre della marca Vitawell, rispetto a quella che avevo preso l'ultima volta invece, la Basco, ma di cui non vi ho fatto lo svuota la spesa, ha meno zucchero e meno calorie, quindi ho deciso di prenderne due, anche perché comunque era una buona offerta, cioè in realtà non erano un'offerta ma costano poco. E ho preso questa, le fragole, per 1,69 €, contiene 169 kcal, mentre l'altra mi ricordo che era molto più calorica. E poi l'ho presa anche all'albicocca, sempre 169 calorie. Questa appunto è quella che teoricamente ha poco zucchero, diciamo. Cioè, in realtà ci vorrebbe quella proprio senza zucchero, però è difficile trovare la... Se avete una marca di marmellate con proprio 0% di zucchero, di sola frutta, fatemelo sapere, perché cioè vedo che è difficile trovare comunque marmellate dove non aggiungano zucchero. Io ad esempio ho finito quella fatta in casa di albicocche, buonissima, e ahimè sono andata per comprare, prima di acquistare questa, una, mi pare Zueg, comunque insomma una di marca tra virgolette, ma comunque conteneva un sacco di zucchero. E vabbè, proveremo queste. E ve l'ho detto il prezzo, non mi ricordo, comunque 1,69 €. Poi ho preso le olive nere, queste denocciolate, mi piace un sacco a me fare anche l'insalata con olive e noci, anche se le noci le devo acquistare, 0,99 €. Pomodorini ciliegini bio per 1,99 € e ce n'è mezzo chilo. E i biscottini alla mela, questi li ho presi per Alessio con la confettura di mele all'interno, e questi li ho pagati 1,39 €. E basta, perché poi appunto c'è la confettura che vi ho già fatto vedere di albicocca. Quindi questa è la spesa per 55,05 €, perché ci serviva anche un sacchetto, nonostante di solito mi porto le mie borse da casa, mi mancava il sacchetto, e perché abbiamo comprato veramente tante cose. Spero che vi sia piaciuto questo piccolo svuota la spesa, cioè piccolo, in realtà ho comprato un bel po' di cose, comunque questo video svuota la spesa. Se vi fa piacere mettete un pollice in su, e se non l'avete già fatto iscrivetevi al mio canale. Vi mando un bacione, vi auguro un buon weekend, spero di caricare subito questo video così lo vedrete in diretta.